Buonasera! La Giunta Comunale di Sassuolo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione e gestione della nuova Casa Serena. Verrà avviato un percorso per il trasferimento della casa residenza per anziani in una nuova struttura. Il quadro economico prevede una spesa complessiva di 14 milioni di euro. Un altro punto del nostro programma elettorale che inizia a prendere forma, ha commentato il sindaco Melani. Realizzare una struttura così importante per la città è motivo d'orgoglio non trascurabile. Continueremo il nostro mandato nell'ottica di portare a termine tutti i punti del nostro programma elettorale. Sempre la Giunta Comunale ha messo a disposizione 25.500 euro per finanziare i progetti rientranti in Sassuolo Città Attiva. Le iniziative che saranno da avviare a partire da maggio e giugno termineranno nel corso del 2021. Sostenere le associazioni circa del territorio e anche i più periferici, ha commentato l'assessore alla cultura e l'associazionismo Angelo Ruini, è un obiettivo che ci siamo preposti nel voler proseguire con questo progetto, perché grazie a loro sarà città è viva e vivibile. Anche loro in questo di pandemia hanno sofferto le varie restrizioni che sono state imposte. È morto ieri un 82enne nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. L'uomo si è sentito male pochi minuti prima della funzione delle 10. Purtroppo sono stati inutili gli interventi dei soccorsi. Per rispetto della vittima e per espletare l'operazione di recupero della salma, le funzioni a seguire sono state annullate. Ed ora passiamo allo sport. Dopo il pareggio con la Roma, il Sistolo Calcio è pronto per il match contro l'Inter in programma domani sera alle 18.30. Sentiamo le parole di Mister De Zerbi. Noi abbiamo fatto una scelta punto e basta, senza capire, senza sapere se qualcun altro si potesse accodare o allinearsi a, alla nostra posizione. L'abbiamo fatta considerando tutto, considerando non solo il calcio, ma soprattutto quello che ci quello che ci sta attorno da, da più di un anno adesso e basta domani continueremo su questa linea tant'è che domani rimarranno ancora fuori Locatelli, Ferrari e Muldur e, e rientreranno quando scadranno i giorni eh, necessari per poterli reintegrare al gruppo squadra. Loro ancora sono negativi quindi potrebbero giocare però abbiamo fatto una scelta sabato per la partita con la Roma ed è giusto portarla avanti anche nella partita di domani. No, rispetto alla partita con la Roma non recuperiamo nessuno, starà fuori ancora Burabia, starà fuori ancora Caputo, De Frel, Berardi, Ayan che è ancora positivo. Vediamo, quelli che hanno fatto la partita contro la Roma l'hanno fatta bene, stanno bene. Non so se cambieremo qualche interprete, potremo cambiare qualche posizione eh, o, o no, vedremo. Ma, ma chiaramente tutti gli altri da Kiriakopoulos, Araslin, eh, Magnanelli, Peluso e anche qualche altro ragazzino che avremo in panchina sono tutti nella mia testa, vediamo. Sia nella partita con il Napoli all'andata, sia con la Roma al ritorno l'altro giorno. Ci mancavano tanti giocatori, come qualità di gioco sono simili come partite, ma quello che ancora più le rende simili è stato l'atteggiamento. Non è detto che una squadra rimaneggiata con tante assenze sia inferiore, perché nella difficoltà la mia squadra ha dato segno di, di dare qualcosa in più mentalmente, eh, a livello di anima, a livello di cuore, a livello di, di spirito e quando dai qualcosa in più a livello di spirito e di anima eh, riesci a fare anche una prestazione migliore. Sì, sì, l'Inter è prima con merito, eh, ma noi cerchiamo di andare a essere noi stessi fino in fondo anche là. Ma l'inter non ha punti deboli, però, nel calcio eh, dire che conterà più la fase difensiva o più la fase offensiva è troppo riduttivo. Eh, nel calcio conta tutto, conta sapersi difendere bene, ma conta anche saper attaccare bene. Eh, credo che dobbiamo essere bravi a l'equilibrio tra la mh, difendersi attaccando e, e viceversa perché, perché il calcio è, è uno è un tutt'uno eh, non sono fasi distinte sono tut, tutte cose correlate al 100% ma domani rispetto all'andata cercheremo di fare qualcosa di diverso perché mh, non perché sia andato male il risultato ma perché qualche difficoltà l'abbiamo avuta e credo che i gol, primo e secondo soprattutto, che hanno incanalato la partita siano stati anche frutto di errori evitabili nostri oltre che dalla bravura dell'avversario però partono sicuramente da, nostri, da nostre disattenzioni ma no, adesso mettere obiettivi, l'obiettivo è domani fare una grande partita eh, e sicuramente fare una grande partita vuol dire uscire con i punti. Abbiamo anche in uno stadio importante, anche contro i primi in classifica, andare per far bella figura, perché se andiamo per far bella figura è più facile andare via con i punti. Dopo quasi un mese la Green World Sassuola è pronta per ritornare in campo, infatti le in Nero Verdi domani pomeriggio faranno visita a Megabox Valle Foglia. Abbiamo ripreso gli allenamenti della settimana, ha dichiarato coach Barbolini, e tutto sommato stiamo bene. Nelle due settimane di isolamento abbiamo cercato di lavorare individualmente. Prima della salsa stavamo giocando una buona pallavolo, che ho ritrovato anche in questi allenamenti, ma le partite di campionato sono sempre un'altra cosa. Siamo comunque ottimisti e cercheremo di scendere in campo con lo stesso spirito di sempre. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione di Sassuolo, oggi TG è tutto, l'appuntamento domani, buona serata.